Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo aggiornamento di Crypto Investing Guide. Oggi parleremo di un articolo più che altro, quindi saranno news di mercato legate al mondo Terra e quindi parleremo di Abracadabra, ossia della joint venture, dell'allineamento, dello sforzo tra Abracadabra, che è un progetto completamente italiano, e Terra, che è un progetto comunque asiatico che ha uno sviluppo in Corea del Sud grazie all'utilizzo di applicazioni come Meme Pay, come Chai, che vengono utilizzate nel mondo asiatico per veicolare le transazioni tramite app, e che quindi ha un caso d'uso tale che ne rende Terra un ecosistema di diversi protocolli che non solo danno dei rendimenti, ma vengono utilizzati proprio come fondi pensioni, come strumenti per depositare denaro e ottenere anche dei buoni rendimenti a rendita passiva. In questo articolo, dove per l'industria che ha il decentramento nel suo stesso nome proprio di Terra, la dipendenza della DeFi, dalla stablecoin, in questo caso centralizzata, rimane un tallone d'Achille, e qua spiega praticamente qual è il problema, rendendolo un bersaglio facile per i regolatori troppo zelanti. Quindi il 16 di ottobre del 2021 Terra e Abracadabra hanno annunciato una partnership che mira ad assumere gli operatori storici sfruttando le loro stablecoin, Dollaro Terra e Magic Internet Money, MIM. I dettagli della partnership non sono stati ancora annunciati, ma potrebbe potenzialmente includere dei pool di liquidità dei MIM Dollaro Terra e garanzia con Luna, consentendo quindi agli utenti di prendere in prestito il MIM contro i loro token Luna. I rendimenti decentralizzati richiedono una coppia, quindi MIM e UST. Per chi non conoscesse i pool di liquidità, rimando a dei video dove parlavo all'interno di Binance cos'erano e quali sono le differenze e le peculiarità delle coppie che vengono create, inserite in un sistema e create quando la liquidity pool. Quando voi create la liquidity pool è proprio da una coppia di monete. Attenzione che ci sono dei rischi quando una delle due, per esempio Bitcoin, Dollaro, Tether, Bitcoin è soggetto a delle oscillazioni, quindi se si perde la coppia di valori si può incorrere naturalmente in liquidazione o a seri problemi di perdita di denaro. Invece quando si tratta di due stablecoin, come in questo caso che potremmo prendere in considerazione, le stablecoin sono una a una, e quindi anche se sono algoritmi che non ci dovrebbero essere problemi di coppia. E sono quindi la coppia potente dei rendimenti di stablecoin, e così il fondatore Daniele, fondatore di Abracadabra, ha definito proprio a Defiant il suo tweet: il futuro della finanza decentralizzata è nella collaborazione tra il numero di stablecoin di tipo algoritmiche, in questo caso Dollaro Terra, e il numero di coin stabili come MIM. Sono naturalmente realmente alla continua ricerca di controbattere praticamente il sistema decentralizzato insieme alle stablecoin dominanti attraverso il sistema delle blockchain, attraverso il sistema proprio decentralizzato a cui credono, perché il problema è proprio quello. Se una struttura è veloce, potente, deve essere comunque decentralizzata, altrimenti la parola DeFi non ha più senso. Quindi dobbiamo creare un sistema decentralizzato con una moneta stabile, decentralizzata, magari ancora meglio se algoritmica, così come viene strutturata da Terra, e con l'aiuto di Abracadabra sicuramente si potrà fare meglio e molto. Quindi naturalmente qua va anche a definire qual è la definizione, le caratteristiche di una moneta stabile di tipo algoritmico CDP. UST è una stablecoin algoritmica collateralizzata da un token chiamato Luna. E un dollaro Terra può sempre essere riscattato per un dollaro di Luna, e quindi il sistema ha dimostrato di essere abbastanza resistente, perché come vedete dal grafico, vedete che quel picco di ribasso in discesa rispetto a un dollaro che è sceso praticamente a 0,94, quindi ha perso il peg, l'aggancio praticamente con il dollaro americano, è stato proprio non causato da eventi esterni, ma da eventi creati proprio dalla stessa Terra. Cioè Terra ha fatto una sorta di test, uno stress test di tipo finanziario per verificare quanto tempo avrebbe impiegato la stablecoin dollaro Terra per ristabilire la sua parità col dollaro americano, praticamente un'inezia, praticamente pochissimo. Quindi la crescente
adozione ha spinto a una certa capitalizzazione di mercato quasi a oltre 3 miliardi, diciamo che adesso siamo più di 3 miliardi, poiché i rendimenti fissi offerti da Anchor Protocol al 20% sono diventati talmente popolari nel sistema DeFi che tutti li stanno utilizzando. Magic Internet Money, quindi, è una stablecoin sovracollateralizzata, simile a DAI, diciamo, come MakerDAO, e gli utenti sono in grado quindi di depositare vari asset crittografici escludendo le stablecoin supportate da fiat come dollaro C e prendere quindi in prestito fino al 90% del loro valore in MIM, Magic Internet Money. I mercati di prestito sono attualmente disponibili su Ethereum, Avalanche, Phantom, Arbitrum. Il bridging di MIM tra queste blockchain supportate è gratuito utilizzando il MIM bridge alimentato da AnySwap e gli utenti sostengono solo i costi del gas. Anche su questo problema potrebbe cambiare in futuro con l'aggiunta di eventuali commissioni, quindi potrebbe esserci anche questo problema. All'attenzione di questa MIM sulla produzione di asset come garanzia apre alcune interessanti opportunità di allevamento del rendimento con leva finanziaria. Praticamente voi potete far crescere con la leva finanziaria certi rendimenti che possono effettivamente crescere se tu utilizzi MIM come garanzia aperta con determinati collaterali. Quindi fare farming in modo ricorsivo con delle pool di liquidità che possono essere anche di due o di tre coppie di valute come curve tramite Convex, Finance e altre ulteriori esposizioni al mercato, mentre si guadagnano rendite con curve o CVX, è una strategia naturalmente molto popolare e quindi naturalmente l'attenzione viene molto spinta di MIM su queste tipologie di investimento a rendita passiva naturalmente. Qui naturalmente c'è Suzuki, il fondatore dell'Hedge Fund di criptovalute Three Arrows Capital, che dice che noi ipotizziamo che nel terzo trimestre del 2020 circa praticamente la esistenza delle multi EVM, ossia delle Ethereum Virtual Machine in sistema DeFi costruite proprio in quel periodo e le loro eventuale ascesa, questo fu praticamente, era stato praticamente in contrasto con il nazionalismo, diciamo, della blockchain nelle tesi che descrivevano il discorso sugli smart contract centralizzati su ogni sistema, prevalentemente a quel periodo Ethereum e qualche altra piccola nicchia di mercato, invece con le Ethereum Virtual Machine dedicate, costruite su multi piattaforma DeFi, si è esteso praticamente un sistema che nell'arco di un anno e mezzo, diciamo così, neanche un anno, siamo oggi a parlare di una divulgazione praticamente del sistema DeFi, dove Terra Luna è praticamente il più stabile di tutti, non c'è ombra di dubbio della sua sicurezza di struttura dei dati, che proprio è creata proprio in una modalità tale che è molto diversa da tutte quelle che esistono in sua contrapposizione. Spero di avervi fatto un'analisi naturalmente solamente dell'articolo che parla di Abracadabra e di Terra. Vedremo naturalmente in futuro come si svilupperanno MIM e Luna. Grazie ancora, se volete nuovi aggiornamenti iscrivetevi nel canale YouTube e provvederemo naturalmente in base al numero delle richieste di indirizzare in base alle domande su un particolare tipo di argomento mirato. Grazie ancora per i vostri like, ciao e alla prossima.